Dunque, domani si parte per l'Istria, sono già le 16, è tutto ancora da fare, provate a vedere un po', gomme da cambiare e poi sostituirò la posteriore. Qui dietro c'è una Golden Tire, qua davanti un MT21 tubeless e le sostituirò con Motoz anche quest'anno al posteriore, Motoz anche quest'anno all'anteriore, vedete le differenze tra le due. Ecco, diciamo che le due Motoz, oltre ad essere tubeless, dentro hanno anche la mousse. La mousse all'interno, un viaggio un po' più sicuro, ecco, mettiamola così. Poi c'è tutto da preparare, bagaglio ancora tutto da sistemare, sia le due valigie, eccole qua, che servono, antipioggia che domani è previsto male. E, boh, dai, adesso mi metto al lavoro e vediamo se riesco a completare e anche a fare un giretto di prova. Un'ora circa, cambiate le ruote, cambiate i dischi, vedete, pronta anche questa qui. Adesso vado a recuperare l'Oris, che ha la moto ancora dal meccanico, e poi tutto da predisporre. Bisogna predisporre anche per l'acqua, perché domani è previsto brutto tempo, quindi Istria bagnata, Istria buh. Quindi, giusto per capirci, io sono riuscito ad aggiungermi adesso perché avevo dei problemi. I ricambi di l'Oris, adesso è venerdì, ore 17:15, si parte domani mattina all'alba, dobbiamo essere a Trieste. I ricambi di l'Oris sono arrivati nel primo pomeriggio e il meccanico è stato un grandissimo e ha preparato la moto, che tra un po' recupera l'Oris e l'andiamo a recuperare. Ovviamente moto appena tirata fuori dal meccanico, dall'officina, e io che ho appena cambiato due cerchi completi di gomme per partire in sicurezza nuove, quindi due Motoz completamente nuove, mai utilizzate, un po' viscide per l'inserimento della mousse, e quindi non possiamo partire così a scatola chiusa. Quindi adesso Loris si recupera la moto, metto via la macchina, prendo la mia moto e faremo un giretto, mezz'oretta, insomma, tempo di fare ora di aperitivo. Vero che siamo in emergenza mal moto, ma è sempre così, quindi non cambia nulla fondamentalmente. Per cui aperitivo, all'aperitivo pianificheremo l'ora di partenza, ognuno a casa sua a preparare i bagagli, che come di consueto ormai sarà una attività che ci porterà avanti almeno fino a mezzanotte inoltrata. Immagino una sveglia intorno alle 6 e vediamo come gestire la questione bagnato. Speriamo non sia troppo bagnato, speriamo sia un terreno più sassoso che fangoso, perché con le nostre bestie, 200 e passa chili a secco, è un po' un problema sul fango, ma insomma ci siamo allenati tutto l'inverno, vediamo come va a finire. Vi tengo aggiornato sui progressi di questa partenza, poi chi è interessato avrà anche progressi durante il viaggio, se riesco, se riusciamo, qualche piccola diretta da dove ci troviamo. Eccolo qua, arrivato anche l'Oris, lo vedete? Sei pronto l'Oris? Prontissimo! Quindi sei pronto a prendere acqua? Prontissimo! Ecco, qui adesso andiamo a recuperare la moto di l'Oris. Parcheggiamo questa, la macchina. Un'ora di collaudo. Un'oretta di collaudo, poi facciamo il pieno, anzi prima facciamo l'aperitivo. E mal moto. Aperitivo, il pieno, così siamo pronti, e mal moto. Quindi orientativamente mi pare di capire che alle 6 dobbiamo essere in marcia, sveglia alle 5. È inutile andare a dormire a sto punto. Già caricata tutta la moto? Sì. Ancora fa bagagli, ancora fa tutto. Capito? Questa è la condizione. Dai, vi teniamo aggiornati, vediamo come va questo Istria 2, che Istria 1 ce lo siamo persi. Rischiavamo di perderci anche Istria 2, pelo, siamo riusciti a riagganciarci. E vediamo. L'orario adesso non mi ricordo più che ora è. L'Oris che ora sarà? 11:30? Sì, 11:20. 11:20, siamo ancora qui
con la sua moto stiamo lavorando. Lui sta facendo i supporti per montare i parasteli. Adesso questo, quello facile, è andato. E qui che c'è anche il sensore dell'ABS, voglio vedere cosa si inventa. Nel frattempo ci siamo inventati il portabagagli brevettato by Loris, e adesso lo fisseremo con un bello zaino a doppio ingresso di qua e di qua, molto comodo, perché ognuno, se si ricorda quello che ha messo, sa dove cercare quello che cerca. Mi sembra ovvio, no? Eccoci qua, ci siamo quasi. Dai, dobbiamo partire solo domani mattina alle 6, la sveglia, insomma non è che siamo proprio tardi, che dici Loris? Siamo perfetti, ma il moto ancora una volta. Bene, portapacchi pronto da riempire, eccolo qua, pronto da stringere, ok, dopo arrivo a casa e ci metterò qualcosa. Parastello 1 terminato e parastello 2 23 e 43, ci manca solo questo parastello qui, è stato montato. Dovevamo sistemare meglio il giro dei tubi, dovevamo farlo passare per dietro, ma il ragazzo si è dimenticato le robe che gli avevo dato. Questo è stato sistemato tutto e quindi adesso ci siamo quasi pronti a partire per l'Istria. Ultimi tre bulloncini. È arrivato anche il secondo stelo, quindi adesso stelo più stelo. Manca solo il passacavo, che lo facciamo domani mattina prima di partire, ovviamente, giusto? Con calma. Fa saltare la colazione questo. Allora Loris, siamo arrivati qua, sì? Arrivati. A Trist ci siamo arrivati. Trist. Adesso lasciamo i borsoni, ce li portano via. Qua c'è già un altro KTM.